provoca, io ovviamente, se dovessi rispondere o raccontare o parlare di cos'è oggi l'informazione in Italia, la comunicazione e chi la gestisce, faremo mattina, quindi evito, perché non voglio rubare lo spazio al professor Meluzzi, ma una cosa si può dire rapidamente, ma necessiterebbe un altro convegno apposito, e grazie anche all'ingegner Caparmo per queste splendide serate, sì, queste lezioni magistrali, se che ci sta. Molto vicino. Grazie, grazie. Ecco, però per questo argomento necessiterebbe una cosa a parte, lunghissima, ma lunghissima per chi vuole capire, perché magari sarà anche noiosa, però dico soltanto diciamo, l'argomento che ha introdotto il dottor Romandini è molto, molto spinoso. Perché la comunicazione in Italia ormai è a senso unico e vi posso dire da operatore della comunicazione da 44 anni, io sono 44 anni che faccio questo lavoro, avevo iniziato a 16, i conti li fate facilmente, okay. E io passo adesso l'80% del mio tempo non a produrre comunicazione, non a fare qualcosa che sia utile per noi e per i nostri dipendenti, per i nostri giornalisti, per gli investigatori, per i fonici, per i registi, no, lo utilizzo per difenderci e difendere i mezzi di comunicazione dall'attacco dei mainstream che ci vogliono a tutti i costi spegnere, chiudere e censurare. Adesso è in corso, in questi giorni, il famoso refarming dei canali televisivi. Molti di voi avranno dovuto risintonizzare, ma avranno trovato qualche decina o centinaia di canali in meno. Perché? Perché così vogliono. E qui il discorso sarebbe lungo, non lo facciamo, ma sappiate che quei canali che non vedrete, quei giornalisti che non vedrete più, o quelle voci dissonanti rispetto al pensiero che viene praticamente da tutti coloro che vogliono il transumanesimo, li ha citati prima il cardinale, quindi non li ricordiamo perché quei nomi a me, devo dire, fanno anche un po' paura e ribrezzo da cristiano e da cittadino italiano e di un mondo che vorrebbe essere così come ce l'hanno descritto gli illustri relatori. Ecco, questa cosa è una cosa, vi posso assicurare da operatore del settore, che griderà vendetta in futuro perché stanno accadendo delle cose che sono inimmaginabili. Inimmaginabili, dottore, inimmaginabili.